Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. In questa parte siamo sulla nave MN Anna, sulla SS Anna, chiamatela come volete, e abbiamo appena scoperto il tranello del Team Rocket. Appunto, il Team Rocket aveva ordito questa crociera, questa fantastica crociera, solamente per rubare tutti i Pokémon. E questi che vedete qui, queste reclute, in realtà erano prima marinai travestiti, erano appunto reclute del Team Rocket travestite da marinai, che semplicemente ti chiedevano come posso servirla e non ti dicevano nient'altro. Ora che abbiamo sconfitto il Team Rocket, che erano in questa cabina per l'appunto, possiamo... loro si sono fatti... sono usciti e l'ho scoperto, ed ora possiamo tornare indietro. Ma prima dobbiamo battere tutti coloro, tutte queste reclute del Team Rocket. Questa era la nostra prima vera sfida contro il Team Rocket. Perché ho ancora davanti Bulbasaur? Mannaggia me. Devo mettere davanti... qua mi sa che Bulbasaur ci saluta, esatto. Devo mettere davanti Charmeleon. Mi ero dimenticato di farlo. Andiamo con Charmeleon e Flamethrower. Ovviamente questi Pokémon non possono nulla contro il lanciafiamme di Charmeleon, eh? Ekans. Cosa vuoi che faccia un Ekans contro il lanciafiamme? Intanto vi invito a mettere un mi piace al video se la serie vi sta piacendo, a commentare consigliandomi anche cose se avete già giocato questa Akrom, o se avete altri consigli, o altre richieste, o delle domande, perché comunque io, mentre la gioco, mi informo anche su quello che è questo videogioco, che appunto io continuo a chiamare Akrom, ma non è un Akrom di per sé, è un gioco completamente nuovo fatto con Pokémon Essentials. È solo che ricorda molto Pokémon Rosso Fuoco, perciò molti pensano che sia un Akrom di Pokémon Rosso Fuoco, ma in realtà non è così. Ok, Senshu, direi mandare Squirtle. Facciamo prendere un po' di punti esperienza anche a lui quando possibile, dato che è rimasto un po' indietro. Vai, andiamo con Bubble Beam. È molto lento Squirtle, eh? Molto molto lento. Magnitude 10, ma che culo. Ma scusami. Niente, abbiamo già perso due dei nostri Pokémon. Dei Pokémon della nostra squadra contro le prime due reclute. Andiamo bene. Per cosa tu Whirlwind? No, pensavo di essere attacco rapido. Ok. Dovrei sistemarmi un po' l'ordine delle mosse. Non so se si, possa fare in questa Akrom. Intanto noi battiamo comunque tutte le reclute. C'è anche una recluta di nome Iris qui. Ah, Drowsy. Qui sarebbe stato utile il morso di Squirtle, nel caso in cui l'avesse imparato, ma non l'ha ancora fatto. Ovviamente Drowsy ha una altissima difesa speciale, quindi non va giù con un lanciafiamme, ma con due sì. Ok. Ora, proseguiamo. Qui dovremmo avere la nostra cabina, esatto. Possiamo perlomeno curarci. Ecco fatto. Abbiamo Charmeleon davanti, vero? Sì, perfetto. Continuiamo con Charmeleon. Vai. Battiamo tutte queste reclute del Team Rocket. Che le manda un Ekans. La povera Miriam manda un Ekans. Povera perché non sa ancora che il suo diminuirmi l'attacco non funzionerà, perché ha lanciafiamme speciale. E non sa ancora che i suoi Pokémon verranno arrostiti. Compreso Zubat. Questa stupida sanguisuga. Ok ragazzi, un momento nostalgia, però quanto erano belli i Pokémon della prima generazione. Quanto cazzo erano belli rispetto a quelli nuovi. Minchia ragazzi. Minchia, prima e seconda, eh. Prima e seconda. Ok, qui abbiamo una sfida tag. Pikachu direi che è già abbastanza a livello alto, quindi è inutile tenerlo. Mandiamo Squirtle che deve allenarsi. Ah no, ok, pensavo fosse una sfida in doppio, ma è semplicemente uno alla volta. Allora, come non detto, continuiamo con Charmeleon. Un altro Zubat. Andiamo di nuovo Charmeleon. E un altro Zubat. Usiamo Fire Fang, vediamo se lo ammazza comunque. Sì, ok, perfetto. Ormai Charmeleon è di livello troppo alto per questi. Decisamente troppo alto. Ok, Senshu. Qui ci sarebbe stato utile Squirtle o anche Bulbasaur, ma noi useremo comunque lanciafiamme. E dovrebbe bastare, esatto.
Rattata, sì, dai, cambiamo Pokémon adesso. Stiamo allenando un po' troppo Charmeleon. Mandiamo in campo Pidgeotto. E Rattata al 20. Usiamo Raffica. Fa davvero poco male Pidgeotto, avete visto? Fa pochissimo male. Ma perché dovrebbe imparare Attacco d'Ala a un certo punto? Cioè, finché non impara Attacco d'Ala è un po' inutile. Zubat, lasciamo in campo Pidgeotto, così prende perlomeno un altro livello. Guardate, fa pochissimo male. Cioè, uno Zubat a livello 20 e Attacco d'Ala Pidgeotto a livello 21 non ce l'ha. Vi rendete conto della gravità della situazione? Niente, qua cambiamo Pokémon, mandiamo Squirtle. Dovrebbe resistere degli attacchi d'ala, una difesa molto alta. Più o meno. Bubble Beam. Ok, lui usa Morse. Noi con Bubble Beam lo tiriamo giù e perlomeno Pidgeotto si prende i punti esperienza necessari a salire di livello. E vuole imparare Twister. Aspetta, Twister è tornado? Interessante Twister, eh? Però con l'attacco speciale, vabbè, meglio di Whirlwind sicuramente, quindi lo facciamo imparare. Ok, torniamo un attimo velocemente a curarci i Pokémon. Mi spiace ragazzi, ma sono ultra, ultra, ultra safe a giocare a Pokémon. Ok, andiamo a battere anche lei. Piano piano comunque stiamo anche tirando su anche, gli altri membri della squadra, come livelli. Stiamo dando tantissimi punti esperienza a Charmeleon. Però stiamo tirando su anche gli altri. Zubat, sì, ad esempio con Zubat cambiamo di nuovo e mandiamo Butterfree. Vediamo se Butterfree riesce a batterlo. Con Psybeam. Eh no, mi sa che Butterfree ci lascia. Butterfree è ormai troppo debole per questa squadra. Ma andiamo Squirtle. Squirtle lo devo tirare un po' su, non è possibile che sia a livello 18. Troppo, troppo debole Squirtle. Lo regge un altro attacco d'ala? Ha un morso, va bene, dovrebbe reggerlo. Ok. Abbiamo scommesso bene, perché Squirtle prende il livello 19. Ok, ovviamente blocchiamo sempre l'evoluzione. Quando è che imparerà Morso Squirtle, così da anche rendere utile il fatto che abbia degli occhiali neri? Boh, non lo sapremo mai. Ecco, vorrei fare raggiungere il livello 23 a tutti i Pokémon almeno, eh. Qui sotto c'era la cucina, quindi è inutile andarci. Continuiamo qua su, ecco altri reclute del Team Rocket. Vai, vai, Jerry, il signor Jerry. Con solo un Koffing a livello 24. Resisterà ad un lanciafiamme di Charmeleon? Vediamo. No, non resiste. Koffing a livello 24 cede contro un lanciafiamme di Charmeleon. Vediamo se qui fuori c'erano delle altre reclute. Perfetto, vai, altri punti esperienza. Non si disdegnano mai i punti esperienza in Pokémon. Ok, Drowsy. Dato che ha un'alta difesa speciale, proviamo con Fire Fang. E infatti Fire Fang lo tira giù, tra l'altro colpo critico. Ekans, dai, cambiamo a questo punto. Mandiamo contro Ekans Squirtle. Squirtle deve fare punti esperienza, non ce n'è. Deve riuscire a fare punti esperienza, prendere anche qualche EV. Ha paralizzato? Dannazione. Già fa cagare. In più lo paralizzi. E gli diminuisce la difesa speciale. Cioè, buonanotte. Lo vuoi proprio far morire questo Squirtle. Ok, Squirtle però ha resistito. E i suoi punti esperienza se li ha presi. Direi di usare un antiparalisi. Anzi, no, dai, non sprechiamo antiparalisi qua. Non sprechiamo antiparalisi, andiamo a battere anche quest'altra recluta del Team Rocket che manda Magikarp. Ok, davvero. Davvero Magikarp. Niente, usiamo Slash e lo tiriamo giù facilmente. E sto per mandare in campo un altro Magikarp a questo punto. Andiamo a Butterfree, perlomeno si perde un po' di punti esperienza gratis. Un
elettro Magikarp. Anche se non servono assolutamente niente, perché sono letteralmente due punti esperienza. Ma perlomeno. Ah, ora Battlefield però prende più punti esperienza perché è stato scambiato. Ok, interessante, allora è stato utile farla quella cosa. Ottimo, ottimo. Dovrò farle prendere un po' di punti effettivamente, un po' di livelli per far sì che sia ancora utile Butterfree. Ma adesso voglio allenare più che altro Squirtle, che mi è più utile rispetto a Butterfree. Ok, andiamo su quest'altra recluta. Dammi i tuoi Pokémon. Sì, guarda subito. Con che forza vorresti rubarmeli? Ah, con uno Zubat a livello 10. Ok. Guarda che fine fa il Zubat. 48 punti esperienza, ma davvero? E a questo punto mandiamo davvero Butterfree. Perlomeno se ne prende un po' di più. Esamo Psybeam in continuazione, tanto questi sono facili da tirare giù. Ah, livello 18 invece. Ok. Ok, ok, questo invece è effettivamente interessante da buttare giù. Perché prende un po' di punti esperienza. E a questo punto cambiamo, mandiamo Squirtle. Perché se manda un altro Zubat a livello 20 o 19 con un altro attacco d'ala mi uccide Butterfree. E ha fatto livello 23. Bubble Beam. Vai ancora con Bubble Beam. Che dovremmo essere in vantaggio noi su di lui. Anche perché lui continua a usare Morso, anche se con attacco d'ala ci farebbe molto più male. Ok, livello 20 per Squirtle. E mandare in campo un altro Zubat. A questo punto cambiamo e mandiamo Charmeleon. Pikachu a livello 25 va più che bene, eh. Ah, livello 14. Ok, avrei potuto lasciare tranquillamente Squirtle allora. Ok, non voglio far evolvere Squirtle. Grazie. Andiamo a battere anche questa recluta, che ha due Pokémon. E Dalton manda Voltorb. Ok, con un lanciafiamme dovremmo tranquillamente batterlo. Esatto. E un Koffing. Contro Koffing proviamo a mandare Pidgeotto. Dai, proviamo a mandare Pidgeotto. Vediamo se riesce a prendere qualche punto esperienza. Ok, al 20. Dai, dovrebbe farcela. Raffica. Assurance cos'è? Garanzia? Dai, è nato con Smoke Screen. Vuole farmi missare un sacco di attacchi. Per fortuna Pidgeotto non missa. Non fallisce alcun attacco e prende un po' di punti esperienza. Ok. Altre reclute ci sono qui? Sì. Altre reclute. Neat Pokémon, hand them over. Ok. Rodney. Con Rattata, cioè davvero mandi un Rattata contro uno che ha un Charmeleon a livello 27 che può arrestirti quel tuo topo. Anzi, livello 28 ora. Machop, sì, a questo punto mandiamo un Pidgeotto. Contro Machop può prendere dei punti esperienza facili grazie a Raffica. Aspettando che impari attacco d'ala, perché con attacco d'ala può effettivamente diventare utile. Ecco, essere a livello 22 e usare ancora Raffica non è proprio il massimo. Vai, battiamo anche lei. Che ha solo un Pokémon ed è uno Zubat. A livello 25. E verrà arrostito. Ok. Ci siamo fatti un sacco di soldi. Andiamo a curarci prima di andare nell'ultima sfida, presumo, appunto, nella cabina del capitano. Tra l'altro qui nel gioco Pokémon Rosso Fuoco Base avremmo dovuto sfidare il nostro rivale, ve lo ricordate? Quanto erano difficili le sfide contro il rivale da bambini. Specialmente se uno prendeva Squirtle, perché io ad esempio avevo preso Squirtle nel mio primissimo gioco Pokémon, che era Rosso Fuoco appunto. E mi ero trovato contro un Bulbasaur o un Ivysaur con Parassisseme che non riuscivo a tirar giù in nessun modo perché da piccoli non avevi nemmeno contezza dei tipi super efficaci o altro. Bene, detto ciò, dai, andiamo avanti. Ok. Nessuno lascia questo posto. Dovevamo battere lui?
Per forza, non posso nemmeno parlare al capitano, non possiamo interagire con il cestino, e allora tocca battere lui. We are just having a nice chat about where the ship should go to store all the Pokémon. Stavamo giusto avendo una piacevole chiacchierata riguardo a dove dovrebbe andare la nave per conservare tutti i Pokémon. Hai qualche problema con questo? Sicuramente abbiamo qualche problema con questo, perché noi siamo Ash Ketchum e dobbiamo batterti. Un Drowsy con una Fire Fang, forse due, dovremmo tirare giù facilmente. Ah, pure bruciato. Eppure... vabbè dai, qua è un po' culo, eh. Bruciato e tentenna anche. Lacerazione, addio. Addio maiale, anzi tapiro più che altro. Un Golbat, sì, a questo punto Golbat lo tiriamo giù con Pikachu. Un bel fulmine di Pikachu. Non so se basta, sinceramente. Però vediamo, eh. Sì, basta, tranquillo. Easy. Possiamo prendere questi punti a Pikachu. Ok, è stato molto più facile di quello che pensassi. La nave sta affondando! Me ne vado! Ma come? Bravo, bravo! Buon lavoro a fermarli. Hanno fatto un buon lavoro a fermarli. Veloce! Andiamo, questa nave affonderà. Ok. Bene, quindi abbiamo battuto tutti, essenzialmente. Abbiamo concluso anche l'evento della MN Anna. Vediamo cosa ci c'è lui. La nave è al momento in riparazione. Torna più tardi, ok. Va bene. E a questo punto possiamo andare da questa parte, perché non c'è più il marinaio che ci blocca nel percorso 11. Ma il percorso 11 lo faremo nella prossima parte, perché questa finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Dai, lascia il Sphere. È tutto. Al prossimo video.